Ciao a tutti ragazzi, sono sempre io MC Ops e bentornati nel mio canale. Sono tornato dopo 2 settimane di pausa perché non avevo la possibilità di accendere il PC. Cioè non avevo la possibilità, non mi era permesso diciamo. Perché purtroppo non sto andando benissimo a scuola e hanno ragione i miei genitori a non farmi accendere il PC perché devo concentrarmi sullo studio. Comunque oggi che sono in vacanza diciamo, ci sono questi 3 giorni di vacanza, questo weekend lungo di vacanza, sono qui a proporvi un commentary di su Modern Warfare 3, ma dove parlerò di Call of Duty Ghost. Allora, io riguardo a Call of Duty Ghost ho intenzione di comprarlo per PC ovviamente. Io console non ne ho, almeno per ora. Abbiamo una mezza idea di comprare PS4, però non è ancora definitivo. Comunque, andrò a comprare Call of Duty Ghost il 5 novembre appena esce. Quindi appena uscito dalla scuola lo andrò a comprare, lo installerò sul PC e magari qualche video ve lo metto il prima possibile. Comunque, questo nuovo Call of Duty a parer mio promette veramente bene, perché è molto più semplice rispetto agli altri Call of Duty. Diciamo, ci sono meno armi, ci sono meno ricompense uccisioni, meno alle serie di morti diciamo, ecco, come ad esempio Ultima Speranza, Mano del Morto, quelle ricompense che veramente odio, perché sei magari lì che credi di averlo ucciso, vai avanti e ti ritrovi a esplodere, quindi è una cosa che io veramente odio. Comunque, riguardo a quello a questo Call of Duty, mio fratello l'ha provato a Games Week, io non ho avuto la possibilità di andarci, mentre lui sì, ha detto che l'ha provato su Xbox One e ha detto che di grafica l'hanno migliorata parecchio rispetto a Black Ops 2 ma soprattutto la fisica, i movimenti, dice che sono molto molto più fluidi, molto più reali, diciamo, non sembra quasi Call of Duty, perché diciamo Call of Duty è sempre stato caratterizzato un po' dal poco il realismo, ecco. Comunque, un'altra cosa che mi ha detto sempre mio fratello, che l'ha provato, ha detto che in Call of Duty Ghost ci sono le distruzioni ambientali, come in Battlefield, diciamo, se si spara un palazzo magari crolla, ecco, così diciamo. È una cosa che mi intriga abbastanza, diciamo, perché comunque in un Call of Duty una cosa che da sempre si vede è che, ad esempio, noi lanciamo una granata contro un albero, quell'albero non fa una piega. Comunque, io spero di essere stato abbastanza chiaro riguardo a quello che penso su Call of Duty Ghost e su quello che farò. Spero siate contenti del fatto che proporrò video su questo nuovo gioco di Call of Duty, diciamo sviluppato da Infinity Ward. E niente, io vi saluto, vi do un bacione grosso e ci vediamo nel prossimo video. Bella ragazzi!